bella a tutti i vecchi Grananas, siamo i Trapani e siamo tornati oggi qui. Questa intro che stava consigliando un commento, quindi ti ho fatto felice. E siamo qui oggi con... Siamo qui oggi con la mia Instagram challenge che tutti aspettavate, non so per quale cazzo di motivo, però va bene comunque. Quindi andiamo su Instagram. Questo è il mio. Questo è il suo. Come possiamo vedere, seguite Paul GB e L doppia. Mi raccomando, seguiteli perché glielo ho promesso, devono avere più follower di me. E ci vuole poco, sinceramente. Questa è la mia ultima foto con scritto faccia di merda, che sta ancora a 345 like e non va bene. Comunque andiamo giù così a caso. Vediamo la prima foto che ho caricato su Instagram. Io me la ricordo ed è veramente qualcosa di brutto, perché era tipo una specie di... Ah no, è questa. Ok, è questa. È quando stavo lavorando a Santa Marinella e stavo nella stanza dell'hotel dove dormivo e lavoravo. Ma che vuol dire Xeni Alanatia? Non ne ho idea. Infatti voglio leggere i commenti. Xeni Alanatia. Vabbè, e niente, fai schifo, sei un grande. È abbastanza bipolare come persona. Però va bene. Sei impossessato, capito? Cioè, cambia la personalità in termini di secondi. Sì, vabbè, va bene così. Ah, questa era la famosa serata che anche lui, dove è venuto e stava con Masarone, Omi, Klaus, Frax e vabbè io e lui, dove avevano portato la Grey Goose e il fantastico Dom Perignon Vintage 2004. Buonissimo, molto buono. Grande Masa, quando vuoi torna a far serata con noi. Questa fa parte della serata, che tra l'altro questa foto è andata in home, non so per quale motivo. Infatti sì, 171 like, ai tempi erano tanti. È andata in home. Tra l'altro lui in questo momento ancora non aveva Instagram, quindi parla pure, capito? Vabbè. Poi però, come sono le cose attualmente? Beh, mi si è rotto il telefono per sei mesi, è normale che mi ha superato. Vabbè, facce sobrie. Mazza quanto ero secco qua. Vediamo poi. Ah, questa foto è fantastica, perché lui ha detto, io stavamo al Mac parcheggiati. No, non è vero. Stavamo al Mac parcheggiati. Ah, ho detto famoso un selfie. Driving. Vabbè, pure te, scrivi driving. Perché lui voleva che sembrasse che stesse guidando. Però in realtà stavamo parcheggiati al Mac. È stato bellissimo. Vabbè, comunque ci sono arrivato al Mac, quindi ho guidato per arrivare al Mac. Sì, vabbè, questo qua perché stavamo a casa di L doppia, sempre seguita L doppia. E gli ho fatto una foto al culo perché mi ricordo che qualcuno gli aveva detto che ci avesse un bel culo, quindi io apposta ho messo la foto del suo culo sul mio Instagram. Non, vabbè, è, una, vediamo. Non è una cosa omosessuale, ve lo giuro, ma era per cose. Questa è la prima foto che io mi sono fatto con Dredd. Oh! Abbiamo delle facce di merda tutti e due. Era tipo il Romix 2014, però quello di aprile. Di aprile, sì, probabilmente. Sì. No, non poteva essere aprile, sto a capo firpa. Allora, quello d'ottobre 2013. Sì. No. 42 settimane. Ottobre 2004. No, è per forza quello d'aprile 2014. Che cazzo, che faceva così freddo e stavo con la ferpa? Possibile. Vabbè, questo è quando io avevo i capelli lunghi, che belli, mi mancano. Con Ergasolino, seguite pure lui, mi raccomando. Fantastico. Cane, ovviamente. Che mori comincia a far video Ergasolino, ha detto. Ah, questa fantastica, che sì, era sempre il ritorno del Romix, che stavamo tipo distrutti. Mamma mia, che quei giorni, mamma mia. Sfracellati, e stavamo in mezzo al traffico, che era notte, con Johnny Greek, Delu e Giastron. Questa foto è molto figa, l'avevo usata anche come... Black and white. Come cosa? Come immagine del profilo, sì. Eccolo, eccolo. Qua stavamo in condizioni pietose. Cioè, da notare gli occhi strarossi, però vabbè, non diciamolo troppo. E lui, siccome si fa chiamare quello bravo a fare le crepe. Le clap. Io fa le clap. E lui fa le clap perché mangia sushi e fa le clap, capito? Faccio clap. Perché non mi uccidete? Clap. Vabbè, basta. Comunque, niente, stavamo cucinando le crepe. Lui a mani di cortiglio. Le clap. Che tra l'altro ho ridetto le clap. Io a maniche colte, tu a maniche ignoranti. Ah sì, questo GTA 5 quando è uscito, che era mio, si è fatto la foto col mio GTA. Sì, perché non ho la PS4, perché sono un youtuber molto professionale, ricordatelo questo. Questo a capodanno. Ma che cazzo. Ma stavamo bene, insomma. Questa qua è la foto quando Dredd veniva a casa sua. E vabbè, registravamo in segreto e quei video veramente facevano sbragare. Probabilmente tornerà un video insieme. Questa è la foto del mio compleanno. 21 anni e non è cambiato un cazzo. Auguri a me. Vaffanculo, Mateusz. Questa è con Dredd a Milano, che lui non è venuto. Rottotti, che in realtà dove essere un R8I, però Rottotti. Rottotti fa più figo, capito? E si vede dalla faccia. No, Rottotti. Rottotti. No, è Rottotti. Questo è bella lì, bella là, con Omi, che stiamo al Duomo, in piazza Duomo. Figo, facciamo un freddo della Madonna, però c'era il sole. Vabbè, cose giuste. Questa me la sono sentito molto Tumblr. Mi ero fatto la sera, tipo, latte e miele con biscotti. Fantastica. Basta.
Te frega il cazzo. Io che mando a fanculo lui mentre edita. E lui edita meno rispetto a me. Ma che cazzo dici? Sì. Ma per favore. Questa settimana non editato un cazzo. Perché faccio modo internet. Non c'entra un cazzo. Puoi editarli i video, li carico io. Comunque questa qua non so che faccia di merda hai fatto. Per non parlare della mia, mi sa che era tipo un video, un fuck, dove abbiamo detto facciamoci un selfie in live. Da lì non smettiamo più. Questa era l'anteprima della maglietta. La nostra maglia. La nostra maglia. Sono ancora disponibili. Se lo volete al prossimo evento ci saranno. Ah, questo qua, le sottomissioni di Frax su di lui. Sì, che io non me lo sto inculando. Cioè, guarda, si ha fatto tutto da solo. Sì, sì, cioè. Vabbè, a parte che te stavi messo in posizioni molto strane. Di nuova violenza contro Daryl. Mi raccomando, donate 5 euro. Su, usci tutti insieme. Mamma mia, che capelli c'avevo. Vedete? Madonna mia, lascia perdere. Male, male. Mamma mia. Grande outfit, mi raccomando, tutti così vi voglio il prossimo anno. Outfit 2015-2016. Io che mi accoccolo su Johnny Creek. Quanto è pacioccone Johnny Creek, è fantastico. What's up guys? Mi raccomando, seguitemi su Tsu, che ho cancellato. È durato 2 giorni. Ma Tsu è una cazzata assurda, ragazzi. Una cazzuta assurda. Una cazzata. True love tra me e Zampetti. Sì, più te che lui, No, no, fidati, lui, vedi, c'ha la faccia. Si morde il labbro, sta veramente godendo molto. Ah, ovviamente con dei cosplay di League of Legends. Che è Jinx quella? Sì, Jinx e Katarina. Katarina mia mia. Fatta male Katarina. Cioè, più figa lei Katarina. Cioè, figa lei, però fatta male. Katarina mia mia. Ah, io con mia mamma. Ciao mamma, sei su YouTube? Ma che cazzo è? Ma che follow è? Ma da dove è sputata fuori? Itajub, immagino. Sì, probabilmente sì. Cioè, io non mi ricordavo di aver caricato questa foto. Fantastica, bellissima veramente. Ah, questo è uno dei video più visualizzati sul nostro canale. Ogni gol ceretta con la cugina. E stava 1555 sì, like. E mostra tipo a 25.000. Manco 40 secondi in pratica. Mostra 25.000 like. A 15.000 like l'avremmo dovuto rifare. Ma non ci sarà. Preoccupate, a settembre quando cominceremo a rimettere i pantaloni lunghi. Perché io sono dovuto girare per 3 mesi di caldo atroce con i pantaloni lunghi. Questa è sempre con Godsfrax. È L doppia, seguite L doppia. Questo è un video di spam. Niente, L doppia oggi arriverà a 20.000 follower. Sì, seguite L doppia. L doppia e poi Paul GB. Guardate. Vi faccio vedere gli screen, ora, adesso, stoppate il video un attimo, andate su Instagram e seguite questi due tizi. Tra l'altro lui è un personal trainer, quindi se vi volete rimorchiare tipo d'estate col fisico che c'ha lui, lo potete fare. Perché lui rimorchia una cifra. Tanto. Quindi è sicuro che funziona. Veramente tanto, fate quello che fa lui e ci avete la figa così. E ciao. Niente, se vi è piaciuta anche questa Instagram challenge, la sua, dove io sono stato un po' inutile però, scialla. Sì. Se vi è piaciuta anche questa, lasciamo 20.000 like e vi faccio una Instagram... La Instagram challenge del mio coniglio, perché il mio coniglio ha Instagram. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto lasciamo i like e lasciamo quanti like volete. Arriviamo a 20.000 se volete fare. No, io sinceramente massimo. Io voglio un mi piace per ogni follower che ho su Instagram. E niente, bella. Ciao.